queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Buongiorno. Ezio, adesso Mario mi ucciderà. Il suo cavallo preferito è scappato. Non disperatevi, lo recupererò io. Dio vi benedica, Ezio. Tenete. Grazie, Ezio. Non riesco più a badare come si deve ai cavalli. Promettetemi di godervi la vostra buona salute. Non perdete tanto tempo in battaglia come vostro zio Mario. Le mie battaglie sono già state vinte. Ma che bella notizia. Arrivederci, Ezio. Buongiorno, Ezio. Caterina, a cosa devo il piacere della tua presenza? Al desiderio di un'alleanza. Le armate papali hanno ripreso a marciare su Forlì. I vostri mercenari gioverebbero molto alla mia causa. Con tutta probabilità potrò darti ciò che desideri. Ma ne parleremo dopo. Madre. Machiavelli. È fatta. Anche se in un modo, credo, del tutto inaspettato. Sono andato al Vaticano e ho affrontato Rodrigo. No! Ha usato il potere del bastone pastorale contro di me, ma l'ho sconfitto. Grazie al bastone e alla mela, sono riuscito ad accedere alla cripta. Lì, un quadro della dea Minerva in grado di muoversi mi ha parlato. Ha predetto che una terribile catastrofe si abbatterà sull'umanità. Ma che grazie ad alcuni templi nascosti c'è ancora una speranza. Poi si è rivolta a un fantasma, un certo Desmond, come se si trovasse lì, accanto a me. E dopo l'avvertimento, è sparita. È incredibile. Al di là d'ogni immaginazione. La cripta non conteneva la terribile arma che paventavamo. Ottima notizia. Ma questa dea, questa Minerva, aveva sembianze umane? Sì, ma le sue parole dicevano il contrario. La sua stirpe morì molti anni fa. Vorrei potervi mostrare le magie di cui era capace. Chi è Desmond? E dove sono i templi di cui ha parlato Minerva? Lo ignoro. Forse dovremmo cercarli. Dimmi com'è finita con il Borgia. Rodrigo ti ha implorato? Ha chiesto perdono? Ti ha promesso potere in cambio? No, nulla di tutto ciò. Interessante. Mi sorprende che abbia mantenuto un contegno. L'ho lasciato vivere. Lo spagnolo è vivo? Potremo parlare di cripte, dei e antichi luoghi solo quando i nostri nemici saranno morti. Avresti dovuto ucciderlo. Ne patiremo le conseguenze. Non sono qui per dibattere sul passato. Insieme dovremmo piuttosto parlare del futuro. No, io devo partire immediatamente per Roma. Ezio, non so perché l'hai risparmiato, ma mi fido del tuo giudizio. Anche Machiavelli capirà.
bentornato. Pronto a ripartire? Non serve che me lo chieda. Si dovrebbe sempre avere la libertà di scegliere. Shh. Cos'è stato? Probabilmente è solo un'esercitazione. Diavolo! Devo trovare Mario e radunare le truppe. I miei uomini sono nella corte. Li guiderò ad aggirare gli assalitori. Non farti vedere. Sono i Borgia. Nessuno li ha avvistati! Si saranno ammassati a est durante la notte. Dobbiamo respingerli finché la gente non sarà fuggita. Bene, mi occupo io. Usa i cannoni sui bastioni. Io guiderò un attacco frontale. L'avete con voi? La tengo al sicuro. I Borgia non devono fare breccia nelle mura finché tutti non saranno in salvo. Insieme per la vittoria. Insieme. Zio, state attento. Certo. Del cannone. Puntate contro i cannoni, signore! Abitanti è già fuggita!
Quasi tutta la popolazione si trova fuori dalle mura! Li avete salvati! Un momento! Dei soldati stanno scalando le mura! Signore, lasciate perdere i cannoni! Dovete fermarli! Voi andate! Ci penso io qui! Ci sei, Ezio! Il Papa mi ha parlato di te e del tuo piccolo gruppo di assassini! E di questo! Dammi l'arma che ci ha fatto il suo amico! Tutto questo sangue versato andrà in qualche modo deterso! Dunque consideralo un invito da parte della mia famiglia! Alla tua! Basta! Posso camminare. Attenti! Stanno arrivando! Ritirarsi tutti all'interno della villa! Io non posso battermi in questo stato. Datemi manforte! Coraggio, provaci! Fallo per me! Santuario! Seguimi!
possibilità. Ezio. Li tratterrò io. Va, va, presto! Credevamo foste morto, Ser Ezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle mura. Non immaginavo esistesse. Lasciate che vada. Aiuto le truppe. Presto, Ezio! Dov'è nostra madre? Sta bene? Sono qui, Ezio. Grazie a Dio. Non potevamo andare senza di te. La via sarà piena di pericoli. Proteggi nostra madre. Dov'è Mario? Pensavo che ci avrebbe aspettato. La fanteria dei Borgio circonda la città! Mario è morto. Dovete lasciare questo luogo. Porta nostra madre a Firenze. Datemi un cavallo! Tu non vieni con noi? Dove intendi andare? A Roma! Va, figlio mio. Sconfiggi il nemico. Ma non dimenticare per chi lottano gli assassini.